Sì, tre. Federico, è la quarta o quinta partita che giochi consecutivamente, ti senti ormai un titolare di questa squadra? No, l'equipo para sumare, ripeto che bueno, mi sento molto bene, giocando mi comodo, mi sento a un muy buen nivel y espero seguir de la misma manera y ojalá que bueno, también podamos pensar en la liga el próximo domingo también con una buena victoria y que podamos seguir manteniendo la portería cero que es muy importante. No, sono qui per aiutare la squadra, sono investito in questo, evidentemente sono contento di quello che sto facendo, mi sento bene, mi sento a mio agio, ho un buon livello, quindi anche continuerò a lavorare come sempre, speriamo adesso di trasferire il campionato stato di forma, di ottenere una buona vittoria e di non incassare gol come oggi. Un giudizio su Manolas, è uno dei difensori più forti con cui ha giocato in carriera? Sì, sì, non era un gran giocatore, mi sento molto bene. Hicimos pareja de central con él, también joven, tiene más futuro por delante, y un gran jugador fuerte y que también bueno, hace las cosas fáciles al compañero. Cioè, un grande giocatore, formiamo una buona coppia, l'intesa è buona, è un calciatore giovane, ha un grande futuro davanti a sé, molto forte e facilita la vita anche al compagno di reparto. È comunque positivo non aver preso gol nonostante insomma, il livello più basso di avversario. Sì, sì, bueno, è importante mantenere la porteria a zero perché l'equipo avere confianza e possiamo seguirsi. Siendo más fuertes y compactos en ese aspecto y bueno, ojalá que podamos trasladar lo mismo al partido del domingo. Sì, era molto importante mantenere la porta inviolata, lo è sempre, per dare fiducia a tutta la squadra, al reparto difensivo in particolare, per diventare più forti e più compatti in questo senso e adesso speriamo di ripeterci anche il campo. Come cambia la comunicazione con Alisson e con Szczęsny? No, è particolarmente uguale. Due parlano uguale, due calciatori forti che trasmettono sicurezza alla difesa, a tutto l'equipo e la verità che in ese sentido non cambia nada.